Buongiorno, dunque sono Letizia Cavassa, sono ceramologa presso il CNRS in Francia e lavoro per il Centre Camille Julien in Aix-en-Provence e ho lavorato per molti anni a Napoli per il Centre Jean Bérard. Oggi siamo nei depositi del Parco archeologico di Pompei e stiamo studiando il materiale dello scavo di due atelier di Vasai, che abbiamo scavato dal 2012 al 2017. Questo programma di ricerca sulla produzione ceramica è stata sviluppata nell'ambito di progetti di concessioni di scavo tra l'École française de Rome, il CNRS e il Parco archeologico di Pompei. E oggi particolarmente stiamo studiando tutta una parte di aspetti pluridisciplinari riguardando tutta la catena operativa del funzionamento dell'atelier, dunque partendo da analisi di materie prime che ci permette di rintracciare l'origine delle materie prime e anche gli aspetti tecnologici che abbiamo sviluppati con l'Università Federico II di Napoli e l'Università del Sannio. E oggi più particolarmente stiamo lavorando con antropologi alla lettura e l'interpretazione di impronte digitali lasciate dai vasai al momento della fabbricazione dei vasi. Dunque, questa ricerca sulla produzione ceramica è stata realizzata nell'ambito di concessioni di scavo e approfitto per ringraziare il professore Osanna per l'aiuto e tutto che ci ha permesso di lavorare qui e tutta l'equipe e tutto il personale del Parco archeologico di Pompei. E queste missioni di scavo e di studi sono realizzate grazie ai fondi delle diverse università e istituzioni implicate nel progetto, dunque il CNRS con il Centre Jean Bérard, il Centre Camille Julien, ma anche il Ministero degli Affari Esteri francese, un fondo di dotazione che si chiama ARPAMED, che ci ha finanziato soprattutto le analisi, e ultimamente per questo progetto sulle impronte digitali, la società EVEA.